Ciao, benvenuti su YouTube, carissime e carissime, come state? Allora, grazie sempre per essere qui, è sempre un piacere essere tutti insieme. Allora, siete pronti a scoprire le energie? Oggi voglio vedere, sì, sempre cosa ti accadrà, ma voglio farlo un po' a livello energetico un po' più sottile. Vediamo. Incominciamo con queste grandi carte e vediamo la prima che cosa ci dice. Che cosa ti vogliono dire? Mm, qualcosa di strabiliante, ecco, quindi qui si vede bene vedete bene la carta. Accade, ecco, forse così. Mm -hmm. accade qualcosa di strabiliante ciò che non immagini chissà che cosa accadrà andiamo a vedere io incomincerei magari poi dopo prendo ancora una di queste ma già lo strabiliante mi piace perché qui vuol dire che c'è un'energia in attesa cioè non te l'aspetti in attesa, non in attesa, ma mh, è qualcosa che ti stupirà moltissimo e dipende, vedi, da, tu potrai anche volare, volare di gioia, volare di felicità e dipende dove punti il dito, cioè dove metti il tuo focus. Allora io incomincerei con una croce celtica, con queste carte che mi ispirano molto. Ne avevo messi qui diversi, ma visto che è venuto lo strabigliamento, <ride> qualcosa di straordinario, qualcosa di potente, qualcosa di eccezionale, vediamo che cosa ci dice la Croce Celtica per te, proprio per te. Tagliamo prima carta della Croce Celtica. Abbiamo una bella torre, un bel crollo, il crollo dell'ego, il crollo di qualcosa ed è, e sarà proprio questo crollo che ti farà stupire di ciò che accadrà. Vediamo. Allora, aspettate che... ecco metto questa qui per prenderle. Allora, mm, tu... In questo momento non credi, hai perso la fiducia, sei alla ricerca anche dentro te stessa o te stesso, vale sia per gli uomini che per le donne, eh, sei alla ricerca dentro te stesso di qualcosa che sai che c'è dentro di te, ma è come se dicessi perché non riesco, perché non riesco a manifestarlo, eppure ti posso assicurare che se anche non vedi la luce c'è. La luce c'è e più crolli paradossalmente, più eh, tocchi il fondo, più troverai quella luce proprio in fondo al tunnel, come si dice. Eh? Allora, è vero, eh, molte persone troppo tempo che aspettano e dicono, ma insomma, io non vedo manifestare niente, pure lavoro, alle volte lavoro su di me, alle volte si crede di lavorare su di sé e senz'altro lavoriamo su di noi, ma non sempre ci si lavora nel modo giusto. Come dico sempre, bisogna sempre cercare di lavorare su di sé, non con sforzo, come se fosse una cosa naturale, ricordiamoci che c'è sempre una soluzione per ogni problema, qualcosa che ti accade, perché c'è sempre un potere pronto ad aiutarti nell'affrontare qualsiasi eh, difficoltà, crisi della tua vita. Guarda, tu nel passato ripensa per esempio alle cose belle del passato, qui c'è qualcosa del passato che tu hai vissuto e che ti ha dato una gioia immensa, potrebbe essere una soddisfazione d'amore, guardate le coppe che sprizzano di luce, potrebbe essere una soddisfazione... Tua, di talento, di qualcosa che ti è successo, tu hai avuto degli attimi, tutti hanno degli attimi di felicità, anche brevi, ma ce li hanno. Ecco, richiama, punta il dito se ti vuoi strabigliare e rimani su quell'energia, su ciò che ti è già eh, successo di bello in, in passato e prova a dire sono o, o sentire più che dire, perché non sto parlando di affermazioni adesso, perché. Le affermazioni, se sono vuote, se non le senti, non è che servano tanto, però prova a, a sentire quel tipo di energia e dire sono mi merito questa prosperità. Eh, sto ritornando in quel tipo di gioia, ecco, prova a pensare. Puoi aiutarti, come dico sempre, anche con della musica che ti aiuta a ritornare, fai il focus su qualcosa, perché se tu riesci a rimanere in quell'energia, dopo questo crollo ti strabiglierai per quello che accadrà. Guarda, eh, qui eh, tu hai una grande forza per andare avanti, ce la puoi fare assolutamente, sicuro che eh, hai dei momenti dove ci sono le fioriture tutte intorno a te ma non sempre le vedo. C'è qualcosa però che ti dicono queste due carte, la torre è anche crollo inizio di qualcosa la luce che cerchi dovresti dire a te stessa o a te stesso che vuoi questo cambiamento che perché se tu vuoi questo cambiamento l'universo eh, e punti il dito e dici voglio questa cosa senza metterci altre cose intorno l'universo ti dà ciò di cui hai bisogno quindi ti, si prende sempre cura di te eh, quindi non essere triste molte persone di voi sono tristi anche sull'amore però sentono un senso un po' di abbandono, è come se molte persone dicessero ma non è vero che l'universo mi aiuta, invece io ti posso dire che anche se sembra tutto perduto, che l'universo non ti aiuta, qui si vede che qualcosa arriva. Prima di finire la croce celtica, queste, queste carte mi chiamano, visto che tu hai poca fiducia, Prendo proprio le carte di fisica quantistica perché sei molto sconfortato, perché io invece vedo già che l'universo ti vuole aiutare, proprio una carta di fisica quantistica perché sento che in questo momento hai bisogno di queste parole che ti stanno per arrivare. Guarda. Proprio quello che dicevamo, anche quando ti senti solo, non sei solo, perché dietro di te ci sono gli angeli, sempre c'è un angelo custode, che può essere un angelo, un arcangelo, può essere qualcuno, qualche tuo trapassato. Eh? Quindi qui. Questo angelo ti sostiene e ti dice, sono io, questa è anche viene chiamata anche l'intenzione dell'arbitro, sono io che ti aiuto a realizzare, però tu devi avere un'intenzione chiara, il focus chiaro. Vedi, questa carta non è uscita a caso su tutto questo mazzo che ti fa proprio vedere l'angelo dietro di te. Proprio quando tu non ti senti sostenuto, ti senti abbandonato perché non riesci a fare la manifestazione, ti devi ricordare che l'universo sempre si prende cura di te. Adesso io, visto che è venuto l'angelo, voglio vedere proprio Uriel che messaggio ti dà. Perché avevo preparato qui, potevo prendere anche quello degli angeli e mi, mi ha chiamato questo mazzo di Uriel. Vediamo a proposito dell'angelo che ti sostiene, che è sempre dietro di te, Uriel, cosa ti vuole dire. Vedi, non solo che c'è sempre una soluzione, ma tutto quello a cui tu stai pensando, ci sarà proprio la soluzione. Quindi non c'è sempre una soluzione, ci sarà la soluzione. Eh? Ricordati che la prima carta è lo strabigliare. Quindi ci sarà... Eh, la situazione che eh, la rivedrai nei dettagli e presto avrai le risposte saprai come muoverti allora andiamo un po' a vedere a proseguire la nostra croce celtica cosa ti vogliono ancora dire queste energie sottili e invisibili tagliamo che tu puoi decidere farcela, guarda che bella questa carta come è ben dipinta, la carta della forza, tocca al leone, tocca al leone fatti passare la tua forza, visualizza il leone, visualizza l'infinito sulla tua testa, guarda non, non hai semplicemente che da guardare dentro e vedere che questa forza è sempre stata lì, questa forza ti aiuterà, Proprio a mh, stringere a seppellire le cose inconsce che ti fanno pensare tristemente. Comunque qui accade qualcosa di molto potente, eh, con qualcosa di potente, la forza è anche potenza. Qui arriva un cambiamento davvero nella tua vita. Eh. Io ho chiesto, vediamo le energie sottili, qui ci saranno delle soluzioni. Qualcuno ti aiuterà, quindi stai tranquillo che tutto sta per cambiare su questa situazione difficile vedo che molti stanno vivendo una situazione difficile di qualsiasi genere sia questa situazione è una situazione che per molti si perdura anche da tempo eh? allora mettiamo un po' queste carte qui questo è il tuo passato la gioia che hai già vissuto che ultimamente non riesci più a ritrovare tu che stai eh, diciamo aspettando perché qui stai aspettando questo qualcosa di strabiliante questa è la gioia che ti suggerisco di eh, richiamare eh? richiamare perché qui c'è una grande soluzione allora vediamo di eh, vedere il primo passo che farai verso di te qual è Questa è proprio una canalizzazione energetica come se eh, questa stesura si volesse proprio rivolgere alle persone che ultimamente hanno fatto fatica a manifestare ciò che vogliono. Vediamo la prima azione che fai verso te stessa. Beh, prima di tutto, chiami davvero qualche angelo o qualcuno che ti protegge. Qui comunque ti L'Arcangelo Camuel quindi ti dice appoggiati a me quando soffri pene d'amore. Quindi molte persone stanno pensando all'amore, saprò guarire il tuo cuore ferito. Quindi la prima cosa che fai tu ti rivolgi a qualcuno. Questo qualcuno che è già dietro di te, l'angelo, come abbiamo visto prima, ti darà la soluzione e la risposta. Guarda. Ti dicono queste carte per uscire da questo stato un po' difficile in cui sei, non criticarti, non rinnegare nulla di ciò che hai fatto, era tutto perfetto come dovevi farlo. Guarda qui. Ci sono state delle dinamiche nella tua vita che appartengono al terzo chakra, quindi al plesso solare, quindi anche all'ego, eh, perché eh, molte volte ti sei ritrovata in situazioni difficili perché hai reagito troppo. Rimani rilassata perché qui la prima cosa che farai con te stessa, io vedo, è cercare di rilassarti. È molto importante se vuoi cambiare qualcosa nella tua vita. Io vedo già che ci sono tutti i semi eh, per eh, il cambiamento della tua vita vita ricordati sempre di te di te stessa ricordati sempre di amarti di incominciare dalle piccole cose di incominciare a fare delle cose che non facevi da tempo ricordati di darti delle carezze vere delle vere carezze proprio fatti delle carezze abbracciati perché ricordati che l'universo farà lo stesso perché è uno specchio ricordati che sei una persona preziosa che l'universo c'è sempre che tu sei nella parte più profonda di di te amore incondizionato e che questo amore incondizionato tu l'hai già provato quindi andiamo un po' a vedere un po' più di particolari ora che abbiamo visto che tu riuscirai bene o male a fare queste cose andiamo a vedere un po' di particolari proprio per te allora andando nel dettaglio della manifestazione ho voluto prendere le sibille perché ci dicono, proprio per questo tuo momento difficile, e però abbiamo visto il percorso che stai per fare, che cosa manifesterai, cosa accadrà perché qui ci sono delle energie molto forti che stanno spingendo nella tua direzione per portarti a questo cambiamento di vita che secondo me ci sarà. Vediamo la prima carta della sibilla, vedi, c'è l'allegria di cuore, quindi sicuramente la tua attesa è terminata in questo momento perché c'è l'allegria, eh? vediamo di metterne due così, vediamo. Allora, prima di tutto ti arriva un messaggio, eh. Bello. E potrebbe essere un messaggio che ti arriva un'amica. Potrai condividere oppure potrai condividere questo messaggio con un'amica o con una conoscente. Con qualcuno, eh? andiamo avanti. Guarda qui c'è una persona sola che ti cerca. Molte persone che pensano all'amore riusciranno a sapere, a capire se mancano veramente alla persona del loro cuore e molte persone invece sentiranno una notizia arrivare qui la stanza e anche la notizia, arriverà notizia di eh, qualche nuovo incontro, notizia significa che ci potranno essere degli inviti, degli incontri, eh? degli inviti, guarda il cambiamento è assolutamente in atto, Qui l'esistenza ti fa proprio un regalo, allora qui ai singoli, io vedo che l'esistenza ti fa proprio un regalo, invece, per quanto riguarda chi aspetta una persona specifica, il regalo te lo farà eh, proprio mh, la persona che tu pensi perché secondo me tu ti sentirai a casa, ti sentirai al sicuro, aprirai delle nuove porte perché è come se tu fossi in continua espansione proprio per quello che hai fatto, proprio perché hai lavorato sul tuo terzo chakra, hai detto a te stessa io. Col terzo chakra, guarda che espansione, che calore. Hai detto io posso, cioè fino a poco tempo fa, con la croce celtica che abbiamo visto, tu eri in perdita di energia, era come se tu dicessi a te stessa: io non ce la faccio, io non, non posso più, io non ci credo più, no? Invece, siccome. Tutto è in continua espansione, qui ti arriva proprio sicuramente un aiuto dall'alto, come abbiamo visto, e ti aiuta nella soluzione. Ma la soluzione arriva prima dentro di te e poi all'esterno. Il messaggio, quando ho preso la Sibilla, il messaggio arriva dopo. Arriva dopo che tu hai trovato quella famosa luce che ti diceva l'eremita. Quindi tu hai fatto sì il lavoro e l'universo ti specchia, ti rispecchierà il tuo eh, il lavoro che hai fatto proprio dentro di te, perché tu comunque hai creato proprio per te qualcosa. Quindi ti arriva proprio un regalo: o dalla persona o eh, dall'esistenza dall'universo, io lo chiamo spesso esistenza come lo chiamava Osho. Eh? Allora, qui c'è proprio la figura di una persona, eh? quindi molto probabilmente, come sempre accade, la maggior parte di voi sta pensando all'amore, quindi qui ti arriva proprio il messaggio, la notizia di una persona. Questa persona, se la conosci, sappi che in questo periodo di lontananza si è sentita gelosa di te, si è sentita insicura, ha sentito, aveva paura di perderti. Poi eh, potrebbe anche essere, se tu per esempio stai pensando al lavoro, qualcuno che ha paura di perderti perché tu vali sul lavoro. Ecco, potrebbe anche essere questo, ammettiamo che tu, ma siete molto in minoranza, io faccio sempre le carte prevalentemente sull'amore perché sono le carte stesse che vanno sull'amore, no? Alle volte le nomino e dico facciamo la stesa sull'amore, alle volte faccio la stesa generale, ma come vedete poi le carte tendono ad andare sull'amore, comunque valgono a livello energetico anche per chi non sta pensando eh, all'amore, ecco, quindi ricordatevi che qui c'è eh, qualcuno che vi sta... Eh, diciamo mh, pensando tanto eh, in questo momento quindi carissimi e carissime andiamo a metterci questi tarocchi vediamo eh. su queste sibille andiamo a metterci questi tarocchi perché io voglio vedere lo strabigliante che ti hanno detto all'inizio Ecco qui, guarda come sei brava o bravo, sei capace alla fine, come ti diceva anche la Croce Celtica, la forza è in te, tu sei capace di costruire, quindi tu ti meriti davvero quello che... Stai sognando quello che ti stai aspettando, tu te lo meriti, l'hai già avuto in passato e quindi anche adesso tu te lo meriti assolutamente. E secondo me questa carta su queste sibille dove spicca il Gran Signore è che c'è qualcuno, sai tu chi è, che. Pensa che tu ti meriti tanto, quindi è questo che ti stupirà perché è come se tu ultimamente non ti sentissi davvero di meritare le cose belle, quasi quasi li avevi lasciati andare, avevi lasciato andare i tuoi sogni, invece qui c'è qualcosa che cambia e si vede chiaramente che a un certo punto i tuoi sogni ti vengono quasi addosso perché secondo me tu. Improvvisamente è come se dicessi: Sì, ci voglio credere ancora perché alla fine, come ci sono riuscita in passato, ci riesco anche adesso. Quindi hai lasciato andare i momenti di sconsolatezza, di sconsolazione. E hai come detto: Io ritrovo il mio equilibrio in me stessa. Quindi tu ci riesci e come? Assolutamente. Guarda questa carta, che è come questa. È di nuovo l'attesa qui, però, siccome la stiamo guardando sul Gran Signore qui c'è proprio il Gran Signore che sta attendendo te, vi state attendendo l'uno con l'altro. Quindi, è qualcosa come dicevo, che volevo fare oggi sulle energie sottili, è qualcosa di molto potente che sta per arrivare. Guarda, eccolo qui, il cavaliere, ecco perché è sempre questo gran signore che con questi tarocchi viene con la coppa verso di te, ha aspettato ma adesso si muove, questa persona viene verso di te, è sicuramente d'amore, ma chi vuole pensare al, al, al talento, al lavoro, è quello che tu ti aspetti, viene verso di te. Quindi quando ci arriva, qualcosa verso di noi è perché è energia che arriva verso di noi, in questo caso energia d'amore, quindi siamo noi che eh, manifestiamo o l'amore o questa energia d'amore che ci dà eh, la soddisfazione. Qui è come se qualcosa energeticamente facesse un passo verso di te perché tu hai fatto un passo verso la tua stessa guarigione quindi ricordati che tutti i pensieri possono essere cambiati quindi quello che hai pensato fino a prima di questa stesa può essere cambiato nel senso di pensieri negativi che diventano positivi eh? allora vediamo guarda qui davvero abbiamo eh, una persona che sa quello che vuole da te vuole vederti, vuole stare insieme a te, se parliamo d'amore, se parliamo di progetti, è una persona che vuole fare qualcosa con te. Qui abbiamo proprio una persona che sa quello che vuole, che ti stupirà tantissimo e tu ti stupirai tantissimo di cosa ti stupirai. Secondo me quello che, tu ti, ti, che ti stupirà tanto è la tua rinnovata energia, è il sentire proprio chiaramente che dentro, che dietro di te c'è sempre stato qualcuno che tu... Eh, non hai neanche ascoltato per certi periodi, è sapere che tu hai questa soluzione dentro, quindi questa è la cosa più importante che ti accade. Comunque questa persona, oltre a venire verso di te, vuole costruire, vuole costruire l'amore, vuole costruire il lavoro, vuole veramente tutto. Qui abbiamo una persona che vuole la felicità, stai pensando all'amore, beh questa persona ti stupirà perché arriverà piena d'amore e vuole una famiglia. Fondamentalmente è questo che il messaggio forte e potente che ti danno le carte, che tu riesci a cambiare i tuoi pensieri e quindi... La tua mh, realtà. Secondo me questa carta dà molta serenità. Quindi è come se ti dicesse: c'è tanta. Mh... Pace, c'è tanta serenità fra questa famiglia, fra questa persona, l'energia con cui questa persona viene da te è questa, Fosse anche di lavoro viene con te perché tu sei la persona giusta con cui vuole lavorare, eh? quindi dovresti già sentire questa pace, secondo me la senti prima, la pace si sente prima che si manifesti perché è proprio... La manifestazione è proprio ciò che noi vibriamo, noi siamo vibrazione, quindi non possiamo far altro che manifestare ciò che siamo. Noi manifestiamo ciò che siamo. Quindi, quando le cose non funzionano è perché noi stiamo manifestando ciò che siamo in quel momento, cioè sfiduciati. E quindi la manifestazione sarà sfiduciata. Quindi Ricordati sempre di sentire questa pace nella mente, nel cuore, eh, nella, nella testa, in tutto il tuo corpo, ricordati sempre di dirlo. È come se tu dovessi dire: Ecco, non mi piacciono le affermazioni perché sono troppo mentali, ma i mantra sì, perché è una cosa un po' diversa. Il mantra è breve, potrebbe anche essere una parola: è come l'om, per esempio, l'om che è qua che eh, tu puoi semplicemente dire anche io sono, io sono, che rappresenta il divino, amore, e basta. Così, non come un'affermazione che arriva dalla mente, ma come un sentire che arriva dal cuore. Allora io sento che questa energia potente ha bisogno delle parole del divino in questo momento. questa famiglia che si vuole costruire, che se fosse il lavoro è come se tu ti sentissi veramente a casa e chi ti assumerà o le persone con cui lavorerai perché qui stiamo guardando un'energia generale, si sentissero a casa con la tua presenza, pensano che tu sei la persona giusta. Se stai pensando all'amore, qui, qui questa persona vuole proprio costruire una famiglia e ti ha aspettato da tempo. Se conosci già questa persona, questa persona, come abbiamo visto, ha sofferto per la tua assenza e la tua mancanza. Cosa ti vuole dire il divino a proposito? Vedi che tu hai guarito ogni tua cellula, che la stai guarendo con l'aiuto anche degli angeli, eh? perché questa carta, Tiferet di Keter, dice che questa guarigione cura ogni tipo di malattia. Qui c'è l'angelo Masia che ti dice di canalizzare questa energia curativa, quindi che. La dovresti proprio sentire come dovresti sentire la pace e l'armonia, ma canalizzare significa proprio sentire, visualizzare una luce che ti arriva addosso e guarisce o le tue malattie o eh, le tue ansie, le tue angosce. E poi ti dice anche che riconquisterai la scintilla, cioè la scintilla divina dentro di, di te. Bina di quindi qui ci sarà una redenzione, una redenzione perché anche l'angelo Gigliel ti dice che ci sarà questo equilibrio e ci sarà anche la riconciliazione perché questo angelo parla di pace, equilibrio e riconciliazione quindi questa pace di cui abbiamo già parlato questo equilibrio tu lo troverai e avrai la riconciliazione se ti sei allontanata da qualcuno o qualcosa quindi, carissime carissime, io dico che qui c'è qualcosa, un messaggio per voi potente. Ricordati che quando tu starai bene, è probabile che molte persone non saranno contente, un pochino di invidia c'è, ma non ti preoccupare, perché qui abbiamo lo di yes so, Debinato. Quindi saranno neutralizzate tutte le energie negative che ci sono state. Eh? Stai tranquilla che hai delle influenze angeliche proprio intorno a te. Quindi qui vengono eliminate proprio tutte le influenze negative. Ciocluma. L'angelo Aziel qui ti dice che Dio è misericordioso. Guarda, qui c'è una... Tale potenza che ora non posso che dirti dei numeri importanti. Eh? Che in questo periodo di focalizzazione, di strabigliante di quello che ti accadrà, in questo periodo non potrai altro che vedere alcuni di questi numeri. Possiamo anche dare importanza a questi. Allora, il 5. Guardiamo questi di qua il 24 2 9 e questi vediamo anzi, tagliamo allora abbiamo l'alchimista. Sei tu l'alchimista. La, il potere della metamorfosi della trasformazione che farai. Tu sei l'alchimista. Questo numero importante il 13. Guarda qui c'è uno specchio. Cosa vuoi che lo specchio ti rimandi? Può rimandare solo ciò che sei. Abbiamo il numero 8 che è il numero dell'infinito che il suo contrario rappresenta un po' il controllo, quindi non controllare in questo periodo, pensa solo al focus come, come diceva la primissima carta il numero 2 quindi eh, la sensibilità del fanciullo, il numero 2 la coppia, eh, il numero 2 rappresenta appunto tu e quest'altra persona con cui avrai grande armonia e poi il 7 il saggio che è la meditazione, quindi tutti questi numeri, quindi vi ho dato anche qui i numeri del divino, sono molto importanti in questo periodo allora questi sono numeri che potranno essere significativi per te perché lo sono già o potrai incontrarli strada facendo allora quelli del divino sono 5 2 24 e 9 e questi sono 13 8 7 e 2 quindi eh, carissimi e carissime io adesso Concludo questa energetica lettura, stesura, con le carte degli Starseed, con il loro messaggio. La chiamata. La chiamata è... Significa che comunque tu sei chiamata a vivere qualcosa di forte, di potente, perché hai dei doni nell'anima, eh? tutto quello che hai sofferto fa parte un po' della tua formazione e quindi della tua formazione come anima, in si intende. Quindi ora è proprio il momento di andare avanti, di farti avanti. Vedi che c'è una porta qui che ti aspetta e questa porta è la tua nuova vita di cui parla tutta la stessa. Eh? Quindi c'è un nuovo mondo per te, una nuova terra, quindi un nuovo modo di vivere la terra sta già accadendo, quindi continua a coltivare una visione più ampia, eh? quindi questa nuova terra è proprio la tua, la tua nuova, il tuo nuovo cambio, il tuo nuovo cambiamento, se tu hai questa nuova visione, nello specchio non potrà altro che manifestarti, come abbiamo visto prima, lo specchio dell'alchimista, non potrà altro che manifestarsi questa nuova visione, tu stai andando proprio al di là di tutto quello che hai vissuto. Fino adesso, stai andando in qualcosa di più grande, di qualcosa che ancora non sai perché le cose stanno già accadendo adesso, ma è come se molte persone di voi non le stessero cogliendo. Ma se, se ti soffermi bene, se ti fermi, ti ascolti e vai in profondità, ti accorgi che questo cambiamento energetico è già in atto e anche da un po'. Quindi carissimi e carissime, come sempre io vi ringrazio dell'ascolto e vi mando un grandissimo namaste a tutti, ciao!